Presenza delle forze di polizia sul territorio aumentata del 30% con annessi posti di blocco e di controllo nei quartieri più sensibili, grazie anche allo spostamento di risorse da altri punti, e la risposta dello Stato dopo i fatti di sangue che hanno coinvolto il comune di San Severo nel Foggiano, nonché quanto emerso dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi oggi alla presenza del prefetto Esposito, prefetto che ha annunciato l'arrivo a stretto giro in capitanata del ministro dell'Interno Luciano Lamorgese e non ha escluso ulteriori implementi di personale. Si tratta di due episodi nell'arco di un mese di una gravità estrema. Il proposito è quello di implementare ulteriormente l'azione di contrasto che si svolge su due direttrici fondamentali. Uno è il potenziamento del controllo del territorio, cioè un'azione capillare nelle zone più a rischio del comune di San Severo, attività di controllo naturalmente sul mondo dei pregiudicati, attività di controllo sugli esercizi pubblici che spesso praticamente ospitano anche presenze di persone pregiudicate, perquisizioni, attività di controllo presso i domiciliari per coloro che naturalmente presso i domicili sono come dire, ristretti per motivi di giustizia. L'altro versante è quello investigativo, sul quale naturalmente le forze di polizia hanno posto in essere una sinergia ormai tra loro. Vi è un'attenzione molto forte naturalmente anche degli organi centrali, segnatamente del Ministro dell'Interno, il quale mi ha fatto sapere che sarà presto a Foggia, sarà qui per un comitato nazionale proprio per analizzare nel dettaglio la delicata situazione, per la quale naturalmente sicuramente saranno forniti degli ulteriori come dire, aiuti. Siete preoccupati possa scoppiare una guerra di mafia, a senso vero? Sempre, sempre siamo preoccupati. Guerra di mafia che insomma, per certi versi insomma, si protrae ormai da diversi anni su questi territori con delle azioni e delle vendette trasversali, possa, diciamo, essere infrenata, evitata attraverso un impegno maggiore e costante di tutte le forze di polizia.